Mister 2-2 con il classe, un risultato che Rimini ha riacciuffato proprio addirittura d'arrivo con Čikarević. Quali sono le indicazioni per quanto riguarda questa sfida? Beh, non abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto tante palle gol e non ne abbiamo fatte molte, e abbiamo concesso su due errori difensivi due palle gol a loro, un rigore che era netto e l'altro gol. Non abbiamo fatto bene secondo me, abbiamo fatto bene quando la palla avevamo noi, solo che bisogna essere più cattivi per voler fare gol. Vogliamo entrare con la palla molte volte dentro la porta, però per alcuni versi buone cose, per altri meno bene, un po', dobbiamo migliorare un po' di più l'intensità, però abbiamo ancora da lavorare, sono convinto che arriveremo pronti quando è il momento. A che punto è la preparazione del Rimini, visto che ancora non sappiamo quando inizierà il campionato? Ma secondo me stiamo abbastanza bene, quindi adesso vediamo quando cominciamo, però la squadra sta abbastanza bene, dalle cose che vediamo stiamo abbastanza, anche perché oggi la partita l'abbiamo fatto noi, quando acceleravamo facevamo male, dopo i due gol in due minuti mentalmente hanno ammazzato alla squadra, perché ha mollato in maniera clamorosa e non va bene, perché tanto ci può stare, e se fai così in Lega Pro ne prendi 4, non 2, però fino a lì abbiamo fatto secondo me bene bene. Dobbiamo migliorare in tante cose, però dobbiamo fare velocemente perché il tempo sta stringendo. Slittamento ulteriore per quanto riguarda i calendari, come state vivendo questo momento, visto che ancora non si sa né completamente i vostri avversari né quando si partirà, perché insomma si parlava di un possibile anche rinvio ulteriore rispetto al 15-16. Ma noi lavoreremo per prepararci per giocare il 15-16, quindi nel caso che dovremmo trovare un amichevole da giocare il sabato o la domenica, nel caso sia il rinvio, ma speriamo di cominciare il 15-16 perché è ora di cominciare. Sono dei rinvii che ovviamente riguardano un po' tutte le squadre, però diciamo danno un po' anche fastidio per quanto riguarda l'impostazione anche del lavoro? Sì, danno un po' fastidio, anche perché poi facciamo fatica a fare amichevoli, dobbiamo fare amichevoli con Riccione, la questura ce la vieta, dobbiamo fare amichevoli, non troviamo da fare amichevoli perché non possiamo giocare per questioni di ordine pubblico, quindi anche per noi migliorarsi non è facile perché non puoi mai giocare contro nessuno, per andare a giocare amichevoli ci tocca andare all'estero ormai, quindi non è facile sotto questo punto di vista qui, però l'impegno dei ragazzi è massimale, anche oggi l'hanno dimostrato. Paghiamo degli errori che in Lega Pro non devi permettere di fare perché altrimenti perdi.